Recentemente ho letto Fake Falsi Profili, scritto da Adriana Merende e pubblicato dalla casa editrice PM. Un libro emozionante, ricco di suspense e straordinariamente attuale. Inoltre, l'eccezionale autrice presenta uno stile semplice e scorrevole, che rende la lettura piacevole e leggera, e arricchisce la trama con continui intriganti misteri e colpi di scena che tengono costantemente alta l'attenzione del lettore. Il tema affrontato è di per sé intrigante perché è basato sull'uso incosciente e spropositato dei social network, come spesso accade nella società di oggi, specialmente tra noi giovani. In rete però esistono numerosi pericoli, come ad esempio i falsi profili, cioè dei profili gestiti da persone che non sono quello che dicono di essere. Marcella, la protagonista di questo libro, è una ragazza molto trascurata dalla sua famiglia, con pochi amici, e si rifugia in un mondo in cui si sente libera, ossia quello dei social network. Le piace giocare anche con le persone che non conosce e questo però la porterà nei pasticci. Un giorno, infatti, non arriva a scuola. E questo però non preoccupa gli amici, perché lei era solita bigiare le lezioni. Successivamente però non torna neanche a casa, neanche la notte e neanche la mattina seguente. E questo comincia a preoccupare i genitori e gli amici. Iniziano così le indagini della polizia, che porteranno alla luce molte verità sulla vita di Marcella, aspetti dei suoi hobby che non rivelava mai a nessuno, neanche alla sua migliore amica, Giada. Questo libro però è diviso principalmente in due parti. In una parte potremo analizzare e comprendere le emozioni che provano i suoi genitori, i suoi amici e tutto quello che accade in sua assenza. Nella seconda parte invece si potrà capire quello che è realmente successo a Marcella, comprendere i suoi punti di vista, le sue emozioni. Si può definire quindi un libro da due volti che ci fa analizzare due aspetti diversi di uno stesso avvenimento. È quindi un libro molto coinvolgente che ci fa comprendere aspetti della vita che forse tralasciavamo un po'. Infatti è molto importante non trascurare la vita vera per i social network, che possono essere anche fonte di pericolo, come dimostrato da tutto il libro.